Ben trovati. Kean non va più all'Atletico di Madrid, non certo perché non sta bene, ormai è chiaro, è palese, no? Ma perché non sono riusciti a mettere fuori pista Correa, giocatore più scarso, giocatore insieme con Milik del calcio europeo, Correa che l'anno scorso giocava con l'Inter, ancora prima con la Lazio, quindi all'Inter, all'Atletico Madrid un brocco, un bidone, come Milik d'altra parte, che poi sono i procuratori bravi a piazzare queste fetenzie di calciatori. Kean, che invece è un top player, un giocatore di 23 anni e mezzo, una punta eccezionale che, vi ricordo, col Paris Saint-Germain ha fatto 18 gol, vincendo una concorrenza agguerritissima tra Cavani e altri giocatori, c'era anche Mbappé e tanti altri, i quali dunque avevano il posto da titolare, però Kean si è saputo inserire bene a fare 18 gol in quella stagione tra il campionato e le coppe. Benissimo. Kean dunque era andato a Madrid a fare le visite mediche che ha superato, perché Kean ha superato le visite mediche. E poi i tempi di recupero probabilmente erano molto ampi, molto larghi, forse non ce l'avrebbe fatta nemmeno per la partita con l'Inter, secondo quando ha detto l'Atletico di Madrid. La Juventus diceva altro. Ma chi pensa che l'Atletico di Madrid, che aveva scelto Kean, ha voluto evitare, gli allegriani lo chiamano così, il bidone, dice una grande fake, una grande fesseria, dice una cosa non vera. E io dico, per fortuna. Per fortuna non è andato all'Atletico di Madrid. Per fortuna il giocatore torna a Torino. Per fortuna un po' di gente ha gettato la maschera su questa vicenda. Su tutti, il grande distruttore che abbiamo a Torino, Allegri. Torna al mittente, raccomandata, con ricevuta di ritorno. Credo che il ragazzo ci sia rimasto male, e ne ha ragione. L'Atletico di Madrid è un top club. Però io vi dico la mia sensazione. Quando ieri sera, quando poi ho registrato il video che avete visto tutti questa mattina, stanotte l'ho registrato, arriva la notizia che erano stati fatti approfondimenti sulle visite mediche di Kean, cominciai a sperare, lo dico. Feci quel video che ho fatto in precedenza questo, dove tutti quanti voi sotto avete ricordato nei commenti che poi la trattativa è saltata. Pensavo in me, e se dovesse saltare questa trattativa? Non può saltare, io spero che salta. Era questa la mia speranza. Però è chiaro che se io l'avessi detta, probabilmente dice tu credi alle fiabe. Invece si è verificata proprio questa situazione. Si è verificata il nulla di fatto, che io accolgo come un segnale molto positivo, assai positivo, non per il ragazzo, ma per la Juventus. Perché io ho parlato di Juventus indebolita senza Kean, e lo confermo. E ho parlato anche di un addio definitivo di Kean, e questo mi dispiace molto, perché io lo ritengo un top player. E ve lo dico da tempo. Il quale però ha incontrato sulla sua strada un distruttore come Allegri, che nella prima stagione dopo Cristiano Ronaldo, quando arrivò, gli fece fare 19 presenze, 6 da titolare e il resto gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora, quando la Juve aveva Morata, che è molto più scarso di Kean, ve lo voglio ricordare.
L'anno scorso l'ho fatto giocare sempre a fasi alterne. Quest'anno, per la verità, Keane ha avuto le sue chance. Proprio quest'anno, ma è chiaro ed evidente che il rapporto, la rottura con l'allenatore è evidente. Speriamo che i due, anche da separati in casa, possano coesistere, perché mancano 2 giorni alla fine del calciomercato e non vorrei che la Juventus andasse a mettere sulla bancarella questo calciatore, a derubricarlo in una piedina di scambio, o piuttosto che prendetevelo perché non sappiamo cosa farcene, visto che l'allenatore praticamente lo soffre e la cosa è da entrambe le parti. Il problema è proprio questo. Il problema è di carattere di sopportazione fra le due posizioni. Una cosa molto particolare, molto grave a mio modesto parere. Sarebbe un errore che la Juventus oggi andasse a svendere, a sminuire il valore di questo calciatore, pagato 28 milioni l'anno scorso, un anno e mezzo fa. 28 milioni, dopo che lo abbiamo cresciuto noi. Oggi ne rimarrebbero 13 per non arrivare alla minusvalenza. Ed è molto importante, a mio modesto parere, che questo ragazzo venga reintegrato nella rosa. Così la Juventus mantiene la rosa forte. Avete visto l'Inter quanti problemi ha in attacco, anche il Milan e anche il Napoli senza Osimhen. Avete visto tutti quanti. Per cui già abbiamo un Milik che è il più scarso insieme a Correa dei calciatori in attività come punto. Abbiamo un Chiesa, ma ne parliamo fra poco di Chiesa, perché ha bussato alla porta della società. Abbiamo Chiesa che ha un contrasto chiaro ed evidente con l'allenatore. Abbiamo Vlahovic che invece è innamorato della Juventus e se ne sbatte dell'allenatore. E abbiamo un Yıldız che se viene trattato come lo sta trattando, lo perdiamo. Perché il ragazzo poi va via, non è che può rimanere con uno che gli tarpa le ali come sta facendo Allegri. Quindi il grande problema della Juventus è Allegri. Questi guai vengono proprio perché in panchina c'è Allegri. Per cui la società va in chiara difficoltà, in evidente difficoltà, in netta difficoltà su tutto. Il problema è seduto in panchina. Quello è il vero problema della Juventus. Per cui io mi auguro che Keane venga reintegrato regolarmente in squadra, in rosa, se deve fare ancora qualche giorno di passione e deve rimanere ancora fuori, rimanga pure, ma sarebbe un grande acquisto di gennaio, il migliore acquisto di gennaio sarebbe Keane, anche se lo ricordiamo perché noi dobbiamo essere sempre molto seri. Senza Keane, nel mese di gennaio, la Juventus ha segnato tantissimi gol. Quindi non è che noi dobbiamo essere sempre molto chiari e anche molto onesti dal punto di vista intellettuale. Keane è un rafforzativo. Abbiamo trovato Vlahovic che era esploso. Nonostante le reticenze dell'allenatore. Problema serio di questo mese di gennaio fu la tripletta di Milik. Quella è stata la cosa più negativa, la tripletta di Milik in Coppa Italia. Perché hanno fatto credere che questo poteva essere un grande calciatore allenato male. No, è scarso.
È scarso, Milik, è scarso. Quindi Kin si riprende la seconda posizione dopo Vlahovic. Può essere, può giocare anche in maniera più decisa, più importante. Non sappiamo quali infortuni riservano questi mesi che arriveranno ai giocatori della Juventus. Non lo sappiamo. Ma gli infortuni arrivano. E manco a farlo apposta, la Juventus praticamente di infortuni ne ha sempre tanti, tantissimi. Quello che non mi spiego io è per quale motivo il tutto viene derubricato in cessioni facili, mentre poi adesso quando bisogna acquistare un giocatore tutto diventa molto difficile. E nelle ultime ore purtroppo si sono diffuse voci incontrollabili, come sempre, perché la Juventus manca il centrocampista, dove davvero dovrebbe intervenire. Cosa bloccata chiaramente da Allegri, che blocca l'arrivo del centrocampista. Io i nomi non li faccio perché ritengo che siano delle boutade, delle fake news, non faccio nessun nome, come ben sapete. Io vi dico le cose che so realmente io, per cui tutti i nomi che si stanno facendo nelle ultime ore costituiscono proprio un modo per fare click, per fare visualizzazioni e via dicendo. Quindi io non commento nemmeno le fake non le commento come fanno gli altri, sentono il nome e puff, vanno a fare il video. No, io non devo monetizzare in questo modo. Io voglio fare un'informazione con la mia opinione personale qua, perché informazione diretta la faccio dall'altra parte. Ma io voglio dire la mia per chi la vuole sentire e piazzare anche qualche notizia. Infatti su Kin avete visto, sto dicendo soltanto mie opinioni personali che stridono con molti di voi, come giusto che sia. Perché tanti mi stanno dicendo io non sono d'accordo su Kin, io non sono d'accordo su Kin. Massimo rispetto, ci mancherebbe altro. Non tutti possiamo avere le idee, ci appiattiremmo. E spero che la questione Kin si possa risolvere al più presto, nel senso che il ragazzo venga reintegrato regolarmente nella rosa e il frontman della Juventus, la rosa delle punte della Juventus venga ancora di più rafforzata e non sminuita. Quindi la Juventus con Kin non è più indebolita, a mio modesto parere. Ma perché vi vengono a dire che la Juventus non si indebolisce se se ne va a Kin? Perché purtroppo Allegri ha talmente mentalizzato la gente, anche gli anti-allegriani, che bisogna per forza dire che la Juve non deve avere attaccati perché è una squadra che si difende. No. Bisogna avere gli attaccanti anche se poi li fa giocare in difesa. Ma Kin a campo aperto credo che sia devastante. Non è il livello di Lukaku, ma è devastante a campo aperto. Ti piazza la corsa non lo superi mai, arriva sempre primo sulla palla. Paradossalmente per il gioco di Allegri, il non gioco di Allegri, Kin è una pedina fondamentale nelle ripartenze, visto che la Juventus non riparte mai. Il problema è a centrocampo, che quando non c'hai McKennie e Rabiot, Locatelli è una pippa vergognosa, come anche Miretti, e lui non mette Nicolò Siviglia, che è uno che ragiona, è uno che sa distribuire il pallone, che sa far ripartire la squadra. No, deve giocare Locatelli, un scarsone, una pippa esagerata. Quindi non è che noi non ce l'abbiamo i calciatori, sono impiegati male. Non è un playmaker davanti alla difesa Locatelli, è un interno di centrocampo scarso. Quindi la questione Kin è una questione particolare, che a me sta a cuore particolarmente. Spero che si risolva con la permanenza di Kin alla Juventus. Mancano 24-48 ore alla fine del mercato.
Speriamo che non lo svendano come purtroppo questi cialtroni intellettuali vanno girando su questi canali. A meno che il ragazzo non se ne vuole per forza andare, allora dice io non trovo spazio, bisogna rispettarlo. Io fossi la società, gli direi tieni il contratto qua, stai qua, fermati qua e gioca. E andiamo al rinnovo, anche perché si era poi parlato di un rinnovo per Kin, per garantirgli un ritorno. Non so, poi queste dinamiche non è che li conosco bene, non li manco seguo, non le leggo nemmeno per come... Io pensavo che la Juventus, e secondo me non sbagliavo, volesse mandarlo, visto che ha una guerra con Allegri, all'Atletico Madrid, che è un top club europeo, farlo rivalutare bene e poi venderlo con un prezzo importante, perché non si può svendere questo giocatore. Questa è una potenza, questo calciatore è una potenza. E poi c'è la questione di Chiesa. Chiesa ha fatto sapere in società, e questo ve lo dico perché lo so per certo, la notizia mi è anche sfuggita con qualche operatore di mercato che l'ha immessa, Chiesa, se rimane Allegri, ha chiesto di essere ceduto. Non vuole più stare con Allegri, cosa che aveva fatto anche in estate ed era stato convinto a rimanere. Non vuole giocare più con Allegri. O Allegri o io, ha detto in società. È stato molto chiaro, ci sono delle società europee pronte ad investire su Chiesa. Probabilmente anche questo è stato il motivo di un inserimento repentino di Yıldız. Non so se la cosa sia collegata, ma probabile che sia collegata. Chiesa, ve lo dico ufficialmente, è una notizia che io so naturalmente, le fonti non ve le posso fornire. Chiesa ha chiesto di essere ceduto se rimarrà Allegri, se sarà confermato Allegri. Lui non ha più intenzione di giocare con Allegri. È una novità? Non è una novità. È un fatto serio, chiaro. Non ci vogliono giocare con lui, non vogliono essere massacrati, non vogliono essere maciullati. Vedete, non tutti hanno il carattere di Vlahovic, il quale sta superando questo contrasto con Allegri, lo sta superando mentalmente, lo ha superato grazie anche a una bella fidanzata nuova che ha trovato. È riuscito a, diciamo, isolare questi contrasti. E va per la sua strada. I gol che fa, come vedete, parte qualcuno, sono tutto frutto dei suoi, diciamo, movimenti, del suo modo di giocare. Quindi Chiesa chiede di andare via. Chiesa vuole andare via. Vi ripeto, mi è sfuggita sta notizia con degli operatori di informazione della RAI. E molto probabilmente la leggerete più tardi, perché figuratevi, hanno una notizia del genere se non la fanno uscire. Sì, Chiesa ha ufficialmente chiesto alla Juventus di non voler giocare con Allegri, o io o Allegri. Questa è la posizione dei due calciatori in questo momento. Mi auguro che Kin possa essere reintegrato al più presto nella rosa della Juventus. Spero che arrivi un centrocampista, ma è soltanto una speranza. C'è la questione di Chiesa che diventa impellente in questo momento. Credo che domenica prossima Chiesa giocherà contro l'Inter. Giocherà contro l'Inter. Ah, dimenticavo. La Juventus non ha subito nessun rigore contro, come ben sapete, come gira ormai da tempo. Domenica, ve lo sto dicendo, rigore contro la Juventus. Statene certi, domenica si inventano il rigore contro la Juventus. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessica, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno. Aspetto tanti commenti.
Alla prossima.